Domenica Lai Cecilia assente, la stoccata di Barbara D'Urso, facciamo il 22 anche senza i fratelli Rodriguez. Perché Cecilia Rodriguez non è andata a Domenica Live? Barbara D'Urso zittisce tutti. Come il fratello Jeremias, anche Cecilia Rodriguez ha rifiutato l'invito di Barbara D'Urso a partecipare a Domenica Live. Il motivo? Potrebbe centrare la guerra in corso da anni tra la conduttrice napoletana e Belen. In realtà, Cecilia è stata spesso ospite in passato del salotto della D'Urso, sia in compagnia dell'ex fidanzato Francesco Monte sia dell'amico Valerio Scanu. Cosa è successo dunque oggi? Molto probabilmente l'argentina non ha apprezzato i commenti nel talk show di Barbarella sulla sua storia d'amore con Ignazio Moser nata al Grande Fratello VIP. Questo rifiuto non ha scoraggiato la dottoressa Gio che non ha perso occasione per rimarcare la democraticità della sua trasmissione nonché il grande successo. Barbara D'Urso lancia una frecciatina ai fratelli di Belen. Ringraziando il cielo facciamo il 22 di share anche senza i fratelli Rodriguez, ha dichiarato in diretta Barbara D'Urso. Oggi parliamo di loro, domani di altri. Ci saranno nuovi reality e nuovi argomenti, ha aggiunto l'ex attrice che ha lasciato intendere di aver parlato della storia tra Cecilia e Ignazio perché è solo di dominio pubblico. La mia trasmissione è democratica, chi vuole viene, chi no è libero di non farlo, ha poi puntualizzato la D'Urso, ricevendo l'applauso di Vladimir Luxuria e Carina Cascella, ospiti in studio nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live. La lite tra Belen e Barbara D'Urso, perché non si parlano da anni?. Belen e Barbara D'Urso non si rivolgono la parola da tempo. L'astio risale al 2013, più precisamente al matrimonio dell'argentina con Stefano De Martino. Secondo l'ex coppia, l'attrice avrebbe affrontato l'argomento in maniera inadeguata nei suoi programmi TV. Per questo la conduttrice sudamericana si è poi vendicata in un'intervista alle Iene, mandando letteralmente a quel paese la collega. Un vero e proprio affronto per la D'Urso, che non ha mai ospitato la showgirl nelle sue trasmissioni. In una vecchia intervista Barbarella ha però precisato, non ho nulla contro Belen. Sono tutte che litigano lì per me. Mi avete mai sentita dire qualcosa di qualcuno?